Ian Quadio è uno dei giocatori più importanti di questo Brega, che anche oggi ha ottenuto un ottimo risultato pareggiando sul proprio terreno con il Piedimulera, probabilmente una delle squadre più in forma del momento. È qui con noi ai microfoni del Terzo Tempo alla Caffetteria Stefania, e allora gli chiediamo subito di questo 0-0. Ian, un risultato che per voi è stato importante anche perché vi fa fare un altro passetto verso quello che è il vostro obiettivo stagionale, che è prima di tutto la salvezza. Sì, no, oggi è stata una partita un po' particolare, perché sono partiti bene loro, poi secondo tempo siamo venuti bene fuori e niente, è una squadra preparata bene, un ottimo allenatore che ti mettono in difficoltà in mezzo tra le linee così, e noi abbiamo provato a giocare un po' di ripartenza come ultimamente, perché quando giochi contro quelle squadre devi cercare in un modo di contrabattere. E niente, davanti abbiamo avuto qualche occasione in più, secondo me più nette rispetto alle loro, perché loro hanno avuto un tiro con Progni, mi sembra, e boom, però c'era, è stata la mia traversa, qualche gol sbagliato davanti, e niente, il problema più grosso è che noi abbiamo quell'obiettivo lì, che per me rimane sempre la salvezza come rimane per tutti gli altri. Poi l'appetito viene mangiando, adesso ci avviciniamo sempre di più alle altre e vediamo. Da dietro ci sono 9 punti, davanti ce ne sono 2, cioè è più facile andare davanti che andare indietro, però dobbiamo sempre lavorare, mancano ancora 8 partite e speriamo di arrivare in fondo bene. Mi hai un po' anticipato, perché è vero che l'appetito vien mangiando, ma con una salvezza ormai quasi matematica acquisita, forse si può iniziare a guardare a qualcosa di più nello spogliatoio. Voi ne parlate di questa eventualità, anche perché, come hai detto tu, le squadre che vi precedono non sono poi così lontane. No, sì, perché qualcuna sicuramente sta mollando, come è giusto che sia, perché alla fine, cioè, è da luglio che siamo dietro, e quindi bene o male il calcio è così, puoi partire a mille e arrivare magari un po' in fondo arrancando un attimo, però noi siamo concentrati sull'obiettivo. Come dicevi te, giustamente è normale che ti viene da pensare al davanti, però secondo me prima raggiungiamo l'obiettivo, poi dopo quello che viene è qualcosa di ottenuto, visto che a Brega mi sembra che mancano da un po' di anni i playoff, e farli sarebbe un orgoglio per noi personale, perché i compagni ci tengono come ci tiene la società, e anche per la stessa società, che ci mettono un'anima, cioè ci accompagnano sempre, c'è gente che non prende niente, perché alla fine in queste categorie non è che c'è da prendere chissà che cosa, però alla fine c'è anche da ringraziare anche loro, che permettono a tutta la squadra di potersi trovare in condizioni giuste, come il mister che sta lavorando bene, come, perché abbiamo avuto diversi infortuni, c'è gente che non rientrerà fino a fine dell'anno, che anche loro, come Pennariol e Rocca, che ci hanno dato una mano all'inizio, adesso sono anche loro infortunati, quindi giochiamo anche per loro, e essendo un bel gruppo cerchiamo di fare qualcosa in più della salvezza, perché io sono uno obiettivo e cerco di andare sempre davanti. A tornare indietro c'è sempre tempo, e andare davanti che è difficile, però se una volta arrivi davanti è una bella cosa, un po' per tutti noi, perché anche per la città di Brega, perché io ho visto, cioè io a Brega non avevo mai giocato, ma dicevano che non c'era così tanta gente a vederla, ma oggi c'era un bel pubblico, e questo rende orgogliosa anche la società di noi, che non vogliamo niente. Hai parlato di tutti, hai parlato del mister, della società, hai parlato dei tuoi compagni, ma non hai detto quasi niente di Ian Quadio. È una stagione importante anche per te, stai facendo molto bene, ti sei integrato alla grande in questo gruppo che per te era la prima stagione. Quali sono gli obiettivi che ti poni, e che cosa hai trovato a Brega che magari altrove non c'era? No, allora partiamo dal presupposto che io, dopo l'ultimo anno di Baveno, che non ho neanche finito, sono andato in Belgio, poi in Spagna a fare un'esperienza che mi ha preso del tempo, però è stata una cosa che mi ha portato tanto anche lavorativamente, e quando sono tornato era esattamente 8 mesi che non giocavo senza aver fatto niente, sono rientrato a Omegna che non ero al 100% della condizione, e a Varallo bene o male ho iniziato un po' a giocare, perché mi sono trovato in una situazione un po' strana.
nostra. Però quest'anno sono ripartito bene, ho iniziato la preparazione in modo giusto e niente, quest'anno sta andando bene anche sul punto di vista realizzativo, perché non mi ricordo di aver fatto un anno con così tanti gol, ma è perché i miei compagni mettono anche nel modo giusto di arrivare lì davanti al portiere ad essere un po' più lucido, perché negli altri anni mi sbattevo io per gli altri, però quest'anno mi mettono nelle condizioni di arrivare lì giusto, e questo fa anche la differenza, perché corri 90 minuti, ma ti capita un'occasione dopo aver corso 90 minuti è difficile magari picchiarla dentro, però con loro che magari già si sbattono anche loro, ci aiutiamo a vicenda, è ancora più facile. Io spero di far bene quest'anno, ma non per me da solo, perché alla fine sarebbe un po' egoistico, però io ci tengo anche per i ragazzi che mi danno una mano, perché io arrivare in una società nuova per me, un ambiente tutto nuovo, era un po' difficile, perché io ho fatto 5 anni di Baveno perché stavo bene lì. Arrivare, perché per me i cambiamenti sono difficili, però l'ho accettata bene, sono partito giusto, il mister mi sta dando una mano, è un bel gruppo, quindi penso di rimanere ancora un po' a briga, se va tutto bene, speriamo. Grazie mille, Ian. Ci vediamo.